E benvenuti e benvenute nell'area più complicata del gioco, probabilmente. Vediamo in questa prima parte come aprire gli shortcut. Avete due cancelli chiusi lateralmente, partendo da percorso sotterraneo, e di fronte una porta chiusa. Come fare ad aprirli nel tempo più breve possibile? Come abbiamo detto, partiamo da percorso sotterraneo. In questo caso non ho voluto sveltire il video, a farlo più velocemente, diciamo, proprio per una questione di chiarezza, perché l'area è davvero complicata. Okay? Voi correte, seguite quello che faccio io. Dovete correre perché altrimenti siete morti. Avete molti di questi gargoyle che vi stanno alle calcagna. E stiamo andando ad aprire il cancello che avete sulla vostra destra, partendo sempre dal punto di grazia, percorso sotterraneo. Il modo di aprirlo, questo è veramente lo shortcut più semplice da sbloccare, è questo. Avete la leva, questo è il cancello e poi ritorniamo al nostro punto di grazia. Questi tipi sono rognosi, dovreste in realtà passare alle loro spalle, non sono molto percettivi, diciamo, ecco. Non capiscono se siete vicino o no. Allora, qui la prima cosa da fare è accendere la lanterna e andiamo ad aprire quel cancello che vedete di fronte a voi. Lo vedete? Quindi il cancello alla vostra sinistra nello schema che avete visto precedentemente. Allora, lì ci sono dei topi, girate da questa parte. Come dicevo, non ho sveltito nulla, è in tempo reale. Qui dovete fare attenzione a dei buchi per terra nel pavimento. Eccone uno, ce ne avete due. Andate verso la luce, quella lucetta lì. Poi sempre dritti dovete andare. Okay? In realtà andate sempre dritti. Avete due buchi, questo è il secondo, sopra la salitella. Ora qui andate verso il cancello, vedete c'è un cancello aperto, buttatevi di qua, correte. Sì, qui c'è un piccolo trucco ovviamente, insomma. Aspettate altrimenti vi fanno l'imboscata. Sempre dritti. Sempre dritti. Ora avete uno di questi energumeni orribili che si gettano. Cercate di non farvi beccare. Salite la scaletta. E voilà. Girate a destra. Qui ci sono altri energumeni. Girate a destra e avete un'altra leva per aprire quel cancello. Una volta aperto questo secondo cancello, abbiamo sbloccato due passaggi dei tre. E potete ributtarvi verso il punto di grazia. E vabbè, questo possiamo anche un po' poco sveltire forse. Cercate di sopravvivere a questi tipi, insomma. E ora non ci rimane che aprire la porta di fronte, ovvero il passaggio forse più complicato da aprire se non avete sbloccato gli altri due passaggi, ma noi fortunatamente l'abbiamo fatto. Quindi girate alla vostra sinistra, sempre dritti, entrate nel cancello che avete appena sbloccato. Vedrete che alla vostra destra a un certo punto c'è una porta ad aprire, che nel mio caso è già aperta, ma insomma la dovrete aprire. Gettatevi, eccolo. Ora gettatevi da qui. Fate le scale e dovete andare sempre dritti, quindi non c'è nulla da ricordare a questo punto. Quindi sinistra, attraversate il cancello che avete sbloccato, poi c'è la porta ad aprire alla vostra destra e poi vi gettate e poi sempre dritti. Qui invece dovete un attimo fare mente locale, infatti gettandovi da qui dovete immediatamente girarvi e prendere questo canale. Sempre dritti, dovete stare attenti a questi ranocchi maledetti che vi ammazzano. Li potete anche snobbare, non dovrebbero seguirvi, ma voi controllate sempre. Lì, come vedete, sono morto, infatti non dovete sottovalutare l'avversario che avete di fronte. Ecco, giriamoci per vedere che non ci abbiano seguito quei ranocchi. E prendete questa scala. E questo vi colpirà ovviamente, insomma, cercate di non cadere, morirete probabilmente, insomma, se non lo volete affrontare, poi ora io sto andando velocemente ovviamente, ma altrimenti lo affrontate, lo uccidete e il problema non si pone. Bene, girate da questa parte, sempre dritti, e quella è la porta che dovete sbloccare. E voilà, avete sbloccato tutti e tre i passaggi.